Siamo stanchi, è il terzo video che registriamo, è anche ultimo per oggi. Sì, perché okay. Oggi sono uscite le quotazioni del Fantacalcio e parleremo in particolar modo dei non delle qualificazioni ma dei sono cambi molto di ruolo. Importanti, sono molto gustosi i cambi ruolo. Guzzosi. Saranno decisamente decisivi per l'asta, per il proseguo sì, dell'asta. Assolutamente. Partiamo dall'Atalanta. Dall'Atalanta in ordine alfabetico per squadra. Parleremo ovviamente dei più importanti, non quei giocatori. Non tipo Parigini che diventa centrocampista. Partiamo appunto da Papu Gomez che diventa centrocampista. Sì. Ritorno al passato perché già 3 anni fa era centrocampista, ci ha fatto appunto nella mia squadra. Non lo so perché io non sono. Sì, sì. Faccio fantaccio da non molto tempo. Sì, era centrocampista negli anni in cui ha fatto tipo esploso definitivamente l'Atalanta in Europa League. Grandissima stagione. Ai tempi, sì, ricordo. Centrocampista. Invece il suo compagno d'attacco, Ilic, diventa attaccante. Che era da un bel po' di anni che era centrocampista. E secondo me questo cambia molto perché non molti lo prendranno al fantacalcio. Vabbè, secondo me. Quest'anno ha fatto 16 gol se non sbaglio. Quindi alla fine bene o male da terza quarta fascia però, non è male. Sì assolutamente. Però ti ricordo che l'Atalanta farà la Champions League, quindi non farà molte partite nella prima invece partita. Invece il Papu invece diventa molto più appetibile. Se nelle scorse due stagioni era diventato meno appetibile, ora ritorna ora, molto sì, tra i top di reparto. E purtroppo parliamo del Cagliari. Bene o male appunto la stessa sorte è aspettata Gio a Gio Pedro. Che già partiva più indietro nelle gerarchie, cioè nel senso era un uomo da terza quarta fascia a fantacalcio. Sì. Però adesso diventa attaccante, non dico inutilizzabile, ma sicuramente una quinta scelta. Esatto. Se mantiene, cioè se tiene il ruolo massimo di rigorista, quarta scelta. Rimane rigorista, potrebbe anche, cioè nel una senso scelta, qualcosina anche. Ci potrebbe valere, però niente di che secondo me. Ora passiamo alla Lazio con Joaquín Correa. Diventa attaccante. Veramente l'anno scorso effettivamente non è che si erano cagati. Vabbè, ma perché era partiva sotto l'ombra di Felipe Anders di Luis Alberto. Ora che diventa attaccante non lo so, io non lo prenderei, cioè. Manco io. Fabietto Borini, signori. Borini diventa centrocampista. Non so quando lo prendevo quando era attaccante, non lo prenderò nemmeno ora che però questa chicca di Fabio Borini la volevo mettere. Cassiego, che non si sa se andrà, via, eccetera. Penso che andrà via perché no, secondo me non rientrerà molto nel progetto tecnico di perché Giampolo. Non è tutto gran giocatore e poi un ala gioca esterno, esatto, non lo so. Vabbè, abbiamo messo l'anno scorso era attaccante, quindi non lo prendeva praticamente nessuno perché era la riserva di Suso. Importante, quest'anno passa Suso centrocampista, ritorna centrocampista. No, aspetta, sì, Suso ritorna centrocampista. Sì. Questo è dipende buono. Dove andrà. Vero, può essere che se ne va. Quindi, se dovesse rimanere al Milan e dovesse giocare come trequartista, un gran pensiero direi. Vabbè, io che mi sto molto simpatico. Vabbè passando, Suso da centrocampista è un ottimo giocatore. José María Callejón diventa centrocampista e ci sta perché. Allora passiamo a Napoli con Callejón centrocampista. Buono. Sì, giustamente giocando il 4-4-2 Ancelotti ci sta. Da centrocampista secondo me non è male, non è per niente male. No, è soprattutto per andare a fornire assist. Sì, è buono. Sì, Justino Kluivert, uno dei flop della Roma dell'anno scorso, diventa centrocampista, quindi potrebbe acquistare un po' di valore, va? Sì, appunto. Se dovesse iniziare a giocare. Qualcuno magari ci ha scommesso l'anno scorso, però l'ha presa lì dove non batte il sole. Esattamente io. Suo compagno di reparto che anche l'anno scorso è praticamente Shinjitsu Under, ma soprattutto per l'infortunio. Esatto, vabbè. Centrocampista pure lui, quindi ritorna 2 anni fa pure centrocampista, poi l'anno scorso è diventato attaccante. Ma secondo me il tuo posto è centrocampo. Sì. Buon giocatore, secondo me. Buon giocatore. Secondo me sarebbe buono da prendere anche con qualche altro esterno della Roma, magari per andare a alternare, magari perché non si sa forse. Passiamo come a un'incognita di questo fantaccio, perché ovviamente non si Kevin sta. Kevin Boateng. Kevin Pisa diventa attaccante. Vabbè, ci sta, dico. Sì, l'anno scorso ha fatto la prima punta addirittura. Quindi ci sta. Vedremo se sarà alla corte. Se dovesse restare, secondo me, allora, da attaccante, giocando prima punta, sarà un po' downgradato. C'è Ciccio Caputo. Quindi non penso neanche possa giocare. Quindi addirittura potrebbe anche giocare come mezzale. Quindi l'attaccante proprio downgradato al massimo. A palla. Cristian Ansaldi, e lui secondo me, fate attenzione. Perché l'anno scorso come difensore io lo volevo prendere assolutamente. Non ci sono. Guarda, come centrocampista. Ok, ci potrebbe stare. Io lo prenderei, sai. C'è un centrocampista molto che mi ricorda Lulic. Sì, esatto. È un centrocampista soprattutto da centrocampo a 5. Esatto. Quindi se fate il mantra soprattutto.
Fate il mantra, ragazzi, fate il mantra perché è un'ottima modalità, insomma. Noi la vorremmo provare. Noi possiamo provare. Vabbè, ragazzi, finisce il video qui. Video molto random. Questo no, lo volete un dei video aggiornamento sulla nostra lega di Fantacalfanta Mollerino? Esattamente, i Mollerini. I Mollerini. Comunque, fatecelo sapere con qualche commento, like, mi piace, iscrizione per non perdere tutti gli sport. Volete notizie su tutti gli sport? Sì. Che arriveranno in inverno anche molte novità sugli sport. Esatto. Quindi a presto. Oggi arriveranno video sul canale di Serie A. Shenzhen, ieri, ciao. Perché io l'ho registrato. Muoviti, ciao. Ciao.